Buon pomeriggio, gentili telespettatori, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. In primo piano la cronaca nera, tragedia della strada nel primo pomeriggio di ieri a Crispiano. Un uomo di 91 anni, Cosimo Convertino, del luogo è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada che collega Crispiano a Montemesola. La vittima si stava recando in campagna in sella ad una Vespa che per causa in corso di accertamento si è scontrata con una BMW. L'anziano, sbalzato sull'asfalto, è morto sul colpo. Illeso il conducente dell'auto che si è subito fermato e ha chiamato il 118. I rilievi sono stati compiuti dai carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente e valutare le responsabilità. E ora parliamo di economia. Dopo la tregua sancita tra TCT e autorità portuale per l'avvertenza che riguarda il terminal contenitori del porto di Taranto, si attende la risposta del governo circa la convocazione del tavolo interministeriale entro la prossima settimana, così come richiesto dal prefetto di Taranto Umberto Guidato. Intanto la CISL chiede al premier Matteo Renzi di mantenere le promesse fatte a Taranto nel corso della sua recente visita. Sentite. Questione porto, possiamo dire, si vive una fase d'attesa. Adesso l'obiettivo è che la Presidenza del Consiglio faccia un passo importante e si assuma le proprie responsabilità. Sì, perché il Presidente Renzi, quando è venuto qui a Taranto il 13 di settembre, ha detto che il porto è strategico per il Paese, per cui noi abbiamo chiesto attraverso il Prefetto Guidato di convocare il tavolo alla Presidenza del Consiglio, alla presenza di tutti i ministeri interessati, perché a partire dall'esigenza di capire se c'è ancora la possibilità di avere un anno di cassa integrazione per i lavoratori, la cassa integrazione scade, vi ricordo, il 28 di maggio, abbiamo l'esigenza anche di capire tutti gli altri ministeri interessati cosa concretamente possono fare perché effettivamente si avvii questo rilancio del porto. Intanto si parla di una possibile visita di Lupi a Taranto, è così? Sì, così abbiamo sentito dire, aspettiamo anche il ministro Lupi, non abbiamo problemi a dialogare con lui. Noi l'esigenza che abbiamo è quella di portare a casa dei risultati che siano esigibili. Non ci accontentiamo più di promesse, non ci accontentiamo di neanche che le questioni che riguardano i lavoratori e il lavoro vengano trattate da altri soggetti che non siano le organizzazioni sindacali. Intanto i lavoratori restano in fermento. Sì, perché come potete immaginare sono tantissimi mesi che sono in cassa integrazione e avere l'idea che tutto stia per partire e poi vederla vanificata, certo non per responsabilità di nessuno, ma perché ci sono questi ricorsi in atto, ovviamente li mette in ulteriore agitazione per il loro futuro. I medici ISDE esprimono con forza la propria contrarietà alla realizzazione del progetto Tempa Rossa a Taranto. Il giudizio sulla realizzabilità dell'opera non può prescindere, dicono i medici, dalla sua collocazione in un'area con acclarate rilevanti criticità di tipo ambientale che, come dimostrato da più fonti e da anni, hanno generato e continuano a generare, in assenza di bonifiche, danni sanitari ai residenti. La realizzazione del progetto, che interesserebbe tra l'altro aree gravate da vincolo paesaggistico, ulteriore sentinella a tutela dell'ambiente naturale e culturale e fonte di potenziali risorse occupazionali, determinerebbe un ulteriore inquinamento delle matrici ambientali a causa dell'emissione di numerose sostanze tossiche, sia in fase di cantierizzazione dell'opera che in fase di piena operatività. Continuiamo a parlare di economia e di crisi. Attivo della UILM questa mattina, il sindacato dei metalmeccanici della UIL, al centro del dibattito non solo la questione ILVA ma anche tutta la vicenda economico-occupazionale della città di Taranto. Attivo della UILM è appena terminato un intervento di un lavoratore dell'appalto che sottolineava il problema non è l'ILVA, il problema non è la Vestas, il problema è il sistema Taranto, che necessariamente si ripercuote sui problemi pratici di ciascun lavoratore. Sì, la mia RSU evidenziava in una maniera chiara che non è l'ILVA, è sempre sotto i riflettori nel bene e nel male, ma quello che manca ormai da sempre, si può dire, ma negli ultimi anni in special modo, è che Taranto è in grande sofferenza l'industria, e noi parliamo di industria perché ci occupiamo di quello, sperando di farlo nel miglior modo possibile. Ma è chiaro che serve una svolta forte che a partire dall'ILVA tenga insieme finalmente tutto il territorio industriale. Continuiamo a dire che io ci credo che una Taranto senza industria avrebbe sempre più grandi problemi, però è un'industria che continua a soffrire.
Intanto ci sono 5 potenziali acquirenti, 5 acquirenti interessati, appunto l'Ilva, ArcelorMittal, un tantino più in là rispetto agli altri 4. Qual è il suo parere? Io continuo a dire che ovviamente non ci possiamo scegliere la nuova società, non siamo in condizione di farlo. Però è chiaro che un asset che passi completamente in mano straniera, ArcelorMittal o ad altri, pregiudicherebbe secondo me, ed è, l'ho detto pure in quella breve visita al Presidente del Consiglio, credo che se si voglia conservare la strategicità dell'industria tarantina e siderurgica per il bene di Taranto e dell'Italia, non possiamo, come dire, dare a babbo morto a nessuna società nuova, soprattutto concorrente, senza avere, e qua chiederemo se con sempre più forza, garanzie al governo che su due cose fondamentali che sono diventate un po' il credo di tutti, mi auguro. La salvaguardia e l'applicazione totale sanitaria e ambientale e la salvaguardia occupazionale. Preoccupano ed indignano le notizie sulla nuova tassa rifiuti, la Tari, che la Commissione Bilancio del Comune sta per decidere, lo dicono CGL, CISL e UIL. L'indignazione, oltre che sul merito dei provvedimenti in adozione, è relativa al metodo autarchico e unilaterale con il quale l'amministrazione comunale si accinge ancora una volta a decidere nuove tasse, ignorando le richieste di confronto su queste materie avanzate già da alcuni mesi dalle segreterie territoriali di CGL, CISL e UIL in rappresentanza di gran parte dei lavoratori pensionati e cittadini tarantini. L'ipotesi di nuove tariffe apparse sulla stampa come prima bozza di quanto si pagherà nei prossimi mesi rappresentano un aggravio non indifferente che peserà sulle già precarie condizioni economiche della maggior parte delle famiglie tarantine. Passiamo alla politica. Il segretario regionale del Partito Democratico Michele Emiliano ieri a Taranto, a pochi giorni dalle elezioni provinciali di domenica prossima, per ribadire la scelta fatta in vista delle provinciali rappresentata dalla candidatura a presidente di Gianfranco Lopane. Chi aderisce al PD deve farlo con coerenza, ha sottolineato il segretario del PD, e il riferimento è chiaramente alle fratture interne al partito e a chi premeva per una intesa trasversale. Sentite. Il segretario regionale del PD Michele Emiliano e 8 sindaci di centrosinistra a Palazzo di Città per sostenere e ribadire l'alleanza definita naturale a sostegno della candidatura a presidente della provincia ionica del primo cittadino di La Terza, Gianfranco Lopane. Emiliano risponde a chi non condivide la scelta di sostenere il 34enne considerandolo troppo giovane. Tre i punti toccati dall'ex sindaco di Bari in risposta all'onorevole Michele Pelillo, convinto assertore delle larghe intese. Prima di tutto proprio la giovane età di Lopane, poi l'esperienza fatta dall'altro candidato Martino Tamburrano. Infine Emiliano chiarisce che nel Partito Democratico non c'è spazio per partite proprie, quindi chi aderisce alla linea del partito deve farlo con coerenza e continuità. Il PD inoltre, dice, non è più a disposizione di SEL per le sue incursioni. A 34 anni, per la mia esperienza personale, ero al mio terzo processo contro la Sacra Corona Unita e ho visto uomini e donne ancora più giovani di 34 anni in tanti settori della vita, il lavoro, la lotta alla mafia, la famiglia, li ho visti dare prova di sé e non ho mai pensato che un uomo di 34 anni potesse essere inesperto per l'età che ha, anche perché il Presidente del Consiglio italiano è talmente poco più giovane, meno giovane di Gianfranco, che insomma, si rischiava di mancare di rispetto. Quindi questa questione non esiste, tecnicamente non esiste. Peraltro, il secondo argomento, ci sono alcune esperienze che sono persino negative. Quindi è bene non farle, è bene non averle. Ebbene non essere scelti per quelle esperienze. Terza questione, il Partito Democratico non è un tassì sul quale si sale e si scende a seconda delle necessità. Intanto a poche ore dalle elezioni provinciali in cui 473 grandi elettori saranno chiamati a scegliere tra i due, Lopane è ottimista e dice di non credere ai franchi tiratori e di credere invece alla politica che si mette al servizio. Confida nell'attaccamento al ruolo e invita a tendere una mano dove ci sono stati attacchi, a riscoprire la politica vera e il valore del dialogo e del confronto. Sarebbe troppo facile, sarebbe anche troppo scontato cedere agli attacchi, ma
non faremmo un servizio alle comunità che rappresentiamo, non faremmo un servizio utile alla nostra provincia che merita una guida adeguata. Io credo alla teoria di chi vuol bene alla politica, credo alla teoria di chi si assume la responsabilità anche di votare, credo alla teoria di chi nel segreto dell'urna porta avanti un progetto. La cronaca nera, gli agenti della squadra mobile hanno arrestato il trentenne tarantino Mirko Nuvoletto per detenzione abusiva di una pistola e relativo munizionamento. I poliziotti hanno effettuato una perquisizione presso l'abitazione del giovane, soggetto peraltro già noto alla polizia. Nel corso dell'attività hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro una pistola calibro 6.35 con matricola brasa e 4 cartucce dello stesso calibro. Mirko Nuvoletto è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Falsi e sofisticazioni, salute e portafoglio, questo è il tema di un interessante convegno organizzato dalla Adiconsum di Taranto Brindisi. Combattere le falsificazioni e informare i consumatori, questo è l'obiettivo del convegno? Sicuramente sì, e questo è l'obiettivo, perché la gente molte volte fa il parallelo prezzo basso a parità di qualità, non è sempre così. Si corre il rischio che approfittando del prezzo basso non si guarda l'etichetta, non si legge che cosa si compra e si mette a rischio la salute oltre che il portafoglio. Quali sono le richieste che fate? Ecco, soprattutto alle istituzioni forse di essere un po' più incisive? Sicuramente sì, a livello locale dobbiamo dire che c'è una funzionalità abbastanza buona, superiore alla media nazionale. Abbiamo la Guardia di Finanza e i NAS a Taranto che operano abbastanza bene in modo preventivo con sequestri dal porto fino alle vie cittadine. A livello nazionale chiediamo con forza che le istituzioni italiane a livello europeo chiedano con forza l'applicazione e il riconoscimento del Made in Italy, che è un nostro obiettivo, quello di salvaguardare i prodotti italiani e la loro genuinità. È importante il vostro ruolo, qual è la situazione qui a Taranto? Sì, il nostro ruolo è importante ed è testimoniato anche da alcune iniziative a livello centrale e comunitario. Prima di parlare di Taranto, infatti, mi permetto ancora di evidenziare come dal 1 gennaio 2014 è attivo il sistema informativo anticontraffazione, finanziato dalla Comunità Europea e gestito dal Ministero degli Interni, che ha affidato proprio alla Guardia di Finanza la gestione di questo portale internet. Questo a testimonianza del ruolo centrale che è stato sempre riconosciuto alla Guardia di Finanza in questo particolare comparto. Vero è che però il contrasto a questo tipo di fenomeno non può essere solamente appaltato dalla Guardia di Finanza, quindi fare sistema con tutte le organizzazioni interessate, ma anche con le imprese e i cittadini, è sicuramente un punto da approfondire in funzione di un più adeguato contrasto. A Taranto, la situazione di Taranto non è difforme da altre realtà, però noi abbiamo anche una situazione logistica che vede la presenza di un porto. Non è detto che ovviamente tutte le merci che transitano a porto siano destinate al territorio italiano, anzi, forse in minima parte, però questo ci responsabilizza ulteriormente a tenere alta la guardia, in quanto appunto al momento unico canale soprattutto di approvvigionamento dal Medio Oriente. Gli agenti della squadra volante della Questura di Taranto hanno denunciato in stato di libertà 2 persone per furto di energia elettrica. I poliziotti, nel corso di un normale controllo ad una persona sottoposta a misura restrittiva della libertà personale, hanno notato che l'appartamento da questi occupato era rifornito di energia elettrica da un allaccio abusivo. Espediti gli accertamenti tecnici, l'uomo e la sua convivente sono stati denunciati per furto di energia elettrica in concorso tra loro. Il progetto Promodo Sud, cofinanziato dalla Regione Puglia, ha visto nell'ultimo anno la Cittadella della Carità, insieme ad altre 3 aziende del territorio, impegnata nella sperimentazione di sistemi tecnologici innovativi per l'assistenza sanitaria ad anziani e soggetti fragili. Sentite. Si chiama Prodomo Sud ed è un progetto che guarda le fasce deboli, in particolare agli anziani. La Cittadella della Carità è stato il motore primario e poi il collante nel corso della sperimentazione. Sostanzialmente abbiamo, assieme a una serie di aziende locali del territorio e a un centro di ricerca, abbiamo realizzato questo progetto per il monitoraggio dei anziani scompensati, con problemi di scompenso cardiocircolatorio.
I risultati sono stati estremamente incoraggianti perché gli stessi pazienti monitorati nel corso del 2013 si sono ricoverati un totale di 28 volte, quindi 2,8 volte a testa. Ebbene, gli stessi pazienti nel corso del 2014, grazie alla nostra tecnologia, non si sono ricoverati, hanno subito zero ricoveri. Questo, oltre a implicare un notevole miglioramento della qualità della vita del paziente, che non è costretto a ospedalizzarsi, implica anche una riduzione dei costi, i costi sanitari associati al ricovero. È un aspetto molto particolare ma pregnante, non solo dal punto di vista innovativo, che punta come politica a deospitalizzare, ma a guardare a quelle persone che magari oggi non hanno un accesso facile per questioni economiche o di disagio sociale o di indigenza, che aumenta purtroppo sempre più, e la nuova frontiera della sanità è le cure a domicilio, per cui anziché la polemica sterile di una ospedalizzazione spinta e di un uso inappropriato dei letti in ospedale, parlare di questa novità, perché il futuro si gioca tutto su questo, e noi stiamo lavorando, abbiamo apprezzato lo studio e anche i risultati, ma il tutto deve essere posto in una condizione di macrosistema, per cui a ottobre ho una serie di date già prefissate di incontri con i territori, i manager delle ASL, per valutare questi progetti e verificarne l'applicabilità, non solo per la telemedicina, la telecardiologia, ma anche la telediabetologia. È stato pubblicato sul sito del Comune di Taranto, Area Sviluppo Economico e Produttivo, l'avviso per l'assegnazione di 75 posti al mercatino delle Pulci. L'avviso riguarda l'evento mercatale della domenica mattina, appuntamento fisso in via Lago di Garda nell'area del pattinodromo nel quartiere Salinella, che riunisce per l'esposizione, lo scambio o la vendita sia gli hobbisti di oggetti di vario valore e oggetti usati, ma anche qualche operatore professionale. Complessivamente, fino ai più recenti lavori dell'area interessata dal mercato della domenica mattina, si contavano 199 operatori autorizzati, ora si aggiungono 75 posti. Gli interessati possono inoltrare istanza di partecipazione per l'assegnazione di nuovi posteggi al mercatino delle Pulci, valida presso l'ufficio protocollo della Direzione Sviluppo Economico Produttivo entro le 12 del prossimo 24 ottobre. Parliamo di cultura. È stata inaugurata ieri pomeriggio la 54esima edizione del Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Grecia, in corso di svolgimento presso il Convento San Francesco. Tema di quest'anno: i rapporti interculturali tra i popoli diversi. Ibridazione e integrazione in Magna Grecia, forme, modelli e dinamiche. È il tema quanto mai attuale alla luce dei numerosi sbarchi che si sono registrati sul territorio di Taranto nelle scorse settimane della 54esima edizione del Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Grecia. Il convegno quest'anno analizza i rapporti interculturali tra popoli diversi. Questo convegno riunisce tutti gli studiosi del mondo, veramente di tutto il mondo, per discutere e dibattere, approfondire alcune problematiche che cerchiamo sempre di attualizzare. Non è il primo anno, sono 54 anni che svolgiamo questi convegni, ci sono state difficoltà, ma per dirla come se fossimo a Napoli, ad abbassare la nottata, e la nottata è passata. Noi ci interroghiamo qui sui modelli, i metodi e i concetti che nei nostri studi, a partire dagli inizi del Novecento fino ad arrivare ad oggi, sono stati impiegati nella ricerca su queste, perché prima ancora dell'interpretazione c'è la ricerca, cioè si scava dove interessa scavare. Il convegno della Magna Grecia per la 54esima edizione si tiene a Taranto e da 3 anni nell'edificio dell'Università di Bari, il convento San Francesco. Siamo felici di ospitare un'occasione straordinaria alla quale abbiamo dato anche un concorso di anche idee di progettazione. Il tema di quest'anno poi è particolarmente suggestivo e apre anche prospettive per il nostro territorio: interculturalità e relazione. Ibridazione culturale significa contaminazione. In un mondo globale la contaminazione culturale è crescita, se fondata sul rispetto. Siamo convinti che la terra ionica, che ha sempre praticato l'interculturalità, anche in questo momento in cui abbiamo arrivi anche da parte di altre
popoli e paesi, penso agli immigrati, in cui abbiamo culture che si confrontano, possa giovarsi di questa linfa che attraverso la contaminazione culturale può propagarsi nella nostra realtà. Allertati da personale militare in servizio all'interno dell'arsenale militare di Taranto, un battello veloce in dotazione alla Guardia Costiera di Taranto è intervenuto per intercettare nelle acque prospicienti l'installazione militare uno scafo in legno con motore fuori bordo di circa 5 metri con una persona a bordo fermo in prossimità della banchina Sauro. L'individuo presente a bordo stava prestando assistenza ad un altro soggetto intento in attività di pesca subacquea abusiva di ricci di mare e molluschi con l'utilizzo di un'auto respiratoria. I due individui sono stati denunciati a piede libero. Nel corso della ordinaria attività di vigilanza condotta lungo il litorale di giurisdizione, inoltre il personale del nucleo difesa mare della Guardia Costiera di Taranto ha individuato in località Monrev un soggetto intento alla pesca abusiva di ricci di mare, procedendo a contestare allo stesso la violazione della relativa norma che consente al pescatore sportivo di pescare non più di 50 esemplari di riccio al giorno, con irrogazione della sanzione amministrativa pari a 4.000 euro e sequestro di oltre 700 ricci appena pescati e rigettati in mare dagli accertatori perché ancora in vita. La privatizzazione di Poste Italiane è prevista per l'inizio del prossimo anno. Il governo sta cercando di affidare a società private aziende del calibro di Poste Italiane e Ferrovie dello Stato. La SLC CGIL di Taranto sull'argomento ha tenuto un incontro pubblico. La privatizzazione di Poste Italiane e i suoi effetti, soprattutto per quel che riguarda il personale dipendente, sono stati analizzati nel corso dell'attivo della SLC CGIL. I lavori sono stati presieduti da Vito Battista, coordinatore Poste della SLC CGIL Puglia, a relazionare Paola Palumbo, segretaria provinciale delle Poste di LSC CGIL. Sono intervenuti Giuseppe Massafra, segretario generale della CGIL di Taranto, le conclusioni affidate alla segretaria nazionale della SLC con delega al settore postale. L'iniziativa che si fa oggi a Taranto fa parte di una serie di iniziative che la SLC CGIL sta facendo in Italia per spiegare ai lavoratori il processo in corso di privatizzazione della più grossa azienda rete del paese e illustrare quelle che secondo la CGIL sono le potenzialità di sviluppo che questa azienda ancora ha. Sapendo che per l'appunto è un'azienda diversificata nei servizi, quindi non è più solo recapito e neanche solo uffici postali e che investimenti adeguati e valorizzazione del personale potrebbero consentire a questa azienda di diventare anche volano di nuova occupazione in un paese e in una realtà, in questo caso anche Taranto, decisamente in difficoltà per la crisi economica e industriale che ha colpito il paese in questi anni. E poi c'è anche l'SLC. Inserire la clausola sociale per le bonifiche del quartiere Tamburi, nella quale si è previsto da parte delle aziende appaltatrici l'utilizzo di lavoratori del rione interessato e quanto chiedono i disoccupati organizzati dello SLAI Covas. Nella prima metà di novembre dovrebbero iniziare i primi lavori di bonifica dei terreni contaminati al quartiere Tamburi. Il comune tra due settimane dovrebbe firmare con la società vincitrice, la Axo di Lecce, il contratto dei lavori che dovrebbero durare almeno 5 mesi. I disoccupati organizzati dello SLAI Covas chiedono che gli appalti per i lavori di bonifica contemplino una clausola sociale che vincoli la ditta appaltatrice ad assumere almeno una percentuale dei disoccupati dei quartieri da bonificare. Noi da quest'inverno che nei vari incontri che ci sono stati, che abbiamo fatto con il sindaco e più recentemente all'inizio dell'estate con l'ONUCE e anche con i vari assessori, abbiamo posto una richiesta chiara che negli appalti pubblici e in particolare proprio negli appalti di bonifiche venisse posta da parte del Comune una clausola sociale che vincoli la ditta che vince l'appalto ad assumere i disoccupati, in particolare dei quartieri dove avvengono queste bonifiche, almeno una percentuale di disoccupati. Questo non lo diciamo, come dire, solo perché sarebbe un atto di giustizia verso i disoccupati, per esempio dei Tamburi, ma anche di Paolo VI, eccetera. Ma lo diciamo anche sulla base del fatto che in altre città, altri comuni, e abbiamo portato l'esempio di Torino e possiamo documentarlo per chi vuole, l'abbiamo fatto verso il comune,
hanno già adottato questa clausola, e questa mi sembra che sia tra l'altro una assoluta necessità in una situazione come a Taranto, in cui l'emergenza della disoccupazione è molto alta, soprattutto in questi quartieri. Da novembre, dai primi di novembre, si dice che devono iniziare i lavori di bonifica, che sono già stati assegnati a una ditta, pare una ditta di Lecce, una società Axo. Bene, il problema è che noi ci aspettiamo subito un incontro che abbiamo chiesto da parte del Comune, quindi una delibera da parte del Consiglio Comunale che stabilisca questa clausola sociale. Oggi i volontari in ferma prefissata annuale appartenenti al secondo blocco primo incorporamento al termine del corso di formazione di base hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana nella piazza d'armi della Scuola Sottufficiali della Marina Militare alla presenza del comandante delle scuole della Marina, l'ammiraglio di squadra Gerald Taralico e di altre autorità civili e militari della compagine locale. Del corso fanno parte 384 militari, di cui 306 uomini e 78 donne, che sono stati indottrinati sugli aspetti fondamentali dell'essere militare e marinaio. Ora le notizie nazionali nel TG di ADN Cronos. Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Crisi, l'Istat peggiora il clima di fiducia delle imprese. Ancora raid in Siria contro l'ISIS, 3.000 europei nel gruppo. Renzi, riforma del lavoro sarà fatta bene. Peggiora ancora a settembre il clima di fiducia delle imprese italiane, il cui indice scende a 86,6 da 88,1 di agosto, lo rileva l'Istat. Il peggioramento riguarda tutti i settori: manifatturiero, servizi di mercato, costruzioni e commercio al dettaglio. Non si fermano i bombardamenti in Siria della coalizione internazionale contro l'ISIS. Nel frattempo in Spagna 9 persone sono state arrestate in un blitz contro una sospetta cellula islamica. E l'Unione Europea lancia l'allarme. Sono oltre 3.000 gli europei nelle fila dell'IS. Identificato infine ieri dagli Stati Uniti il boia dei due giornalisti Foley e Sotloff. Non ci sarà nessun pasticcio, faremo una riforma del lavoro fatta bene che sarà degna di questo nome, lo assicura il premier Matteo Renzi. Gianni Cuperlo, leader della sinistra Dem, nel frattempo fa una proposta di mediazione. Sono per estendere, universalizzare le tutele, ma servono le risorse per farlo. Follia in Cina, dove un uomo armato di pugnale ha aggredito e ucciso 4 bambini mentre andavano a scuola. 3 bambini sono morti sul posto, un quarto dopo l'arrivo in ospedale. La polizia sta dando la caccia al responsabile. Graduale miglioramento del tempo sul nostro paese dopo il passaggio della perturbazione nord-orientale che ha portato violenti rovesci su molte regioni italiane. Per quanto riguarda il fine settimana sarà stabile e soleggiato. L'anticiclone si sta lentamente impossessando del Mediterraneo e avvolgerà la penisola fino a domenica. Alec Baldwin a Roma per le riprese in una location ancora top secret del thriller fantascientifico Andron the Black Labyrinth. Il film è diretto da Francesco Cinquemani, racconta la storia di un gruppo di prigionieri intrappolati in un misterioso e letale labirinto. Alcune notizie di pubblica utilità: la sede del Movimento Cristiano Lavoratori di Piazza Masaccio 10 al quartiere Tamburi, presieduta da Antonio Citrea, da domani offre un nuovo servizio ai più bisognosi del quartiere, che consiste nella distribuzione gratuita ai residenti in zona di capi d'abbigliamento per uomo, donna e bambino. La distribuzione verrà effettuata nella sede del Movimento, sensibile alle necessità dei meno fortunati, domani e domenica dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 18 alle 20. Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico 338 172 50 75. Ripeto, 338 172 50 75. Ancora, gita di un'intera giornata a Trani e Monopoli, ma solo per gli over 65. Partenza alle 8, giorno 20 ottobre, da via Lago di Varano e rientro in serata presso i centri anziani di via Catanzaro, piazza Grassi e via Lago di Varano. Sono già disponibili moduli per presentare le domande
domande di partecipazione e versare la quota di adesione che è di 4 euro. 3 giorni e 2 notti invece per il viaggio a Roma e Tivoli con partenza il prossimo 11 novembre. Nell'occasione del soggiorno nella capitale è prevista anche l'udienza con Papa Francesco oltre alla visita guidata a Villa d'Este. Le domande di partecipazione saranno disponibili presso gli uffici del servizio anziani della direzione servizi sociali in via Veneto 83 terzo piano a partire dal prossimo 29 settembre fino al 13 ottobre. Con questa notizia chiudiamo la cronaca del nostro giornale alla regia Domenico Caparrotta e Cristian Palazzo. Tra pochissimi minuti con la pagina sportiva in studio ci sarà Enrico Sorace. Buon pomeriggio.